sono questi giorni drammatici dopo il terribile attacco di Hamas a Israele. Ripensando a ciò che accadde 80 anni fa a Roma, quando famiglie intere, anziani e bambini, donne e uomini vennero portati via con forza dalle loro case e da una precaria quotidianità marchiata dalle infami leggi razziali, è difficile non restare atterriti di fronte ai racconti di quanto è avvenuto pochi giorni fa nei kibbutz e nei villaggi, dove i rastrellamenti e lo sterminio sono comparsi di nuovo come spettri di un inferno che purtroppo è tra noi. Il primo sentimento che sento di esprimere è quello della solidarietà, della vicinanza al popolo israeliano, alla comunità ebraica romana che nell'intensa fraternità con Israele vive oggi il lutto e il dolore. Sappiate che i vostri sentimenti sono quelli di tutta la città. La storia non è soltanto una maestra distante che ci fornisce insegnamenti di vita. Da quella storia che ha segnato, colpito, martoriato dalla storia tragica del 16 ottobre è cominciata per tutti una storia nuova, di riscatto morale e di democrazia, di libertà e di condivisione, di diritto uguale e di rispetto per l'integralità della persona, del suo pensiero, della sua fede, della sua cultura. Non torneremo indietro. Nessun integralismo, nessuna autocrazia, nessuna ideologia di violenza e annientamento ci farà sprofondare nel passato. Certo, occorre essere vigili, occorre essere solidari e fermi quando il pericolo emerge. Occorre riconoscere e combattere sempre il virus dell'antisemitismo quando compare nelle sue molteplici metamorfosi. Occorre contrastare ogni ideologia che nega la convivenza tra i popoli e non stancarsi mai di perseguire la giustizia e la pace. Anche per questo è importante essere qui oggi. Il rastrellamento del 16 ottobre e la successiva deportazione sono stati la fine del mondo per gli ebrei romani inseriti nelle liste che l'SS, gli agenti della polizia tedesca guidati da Kappler, spuntavano mentre strappavano le famiglie dai loro appartamenti in tutta la città.